don't believe me, just watch. Ho detto. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video. Faremo un qualcosa di davvero particolare. Iniziamo prendendo un carrello della spesa. Vi starete chiedendo, mai? Perché stai prendendo un carrello della spesa e stai andando all'indietro? Ora ve lo spiego. Però prima mettiamoci la mascherina ed entriamo in un supermercato. Pronto e operativo. Vi starete chiedendo, mai? Perché stai dentro il supermercato? Bene, ora ve lo spiego. Quest'oggi devo preparare un qualcosa in cucina con Aurora, però non sarà un piatto qualsiasi, no, perché farà praticamente tutto lei, io farò solo da assistente, però l'ho lasciato un attimino a casa con la nonnina, così nel frattempo io compro tutto quello che serve, ovvero besciamella, pomodoro e altre cose che ora non mi ricordo perché ho la lista della spesa che mi ha dato mia mamma. Perché faremo le lasagne, ma non le farò io come vi ho detto, le farà Aurora. Lei si metterà col pennellino là e metterà ogni singolo ingrediente. Tenendo conto che io non so farle. Aurora, figuriamoci, sarà la prima volta che tocca un qualcosa di cucina in vita sua. Prevedo che il risultato finale sia uno schifo, però siamo fiduciosi. Quindi proviamoci, dai. Partiamo dal primo ingrediente. Ragù di carne, ottimo. E già qua... prevedo molta difficoltà, quindi cerchiamo. Eccolo qua. Preparato per ragù. Penso basti, no? Per fare 630 grammi. Ragù aggiudicato. E messo nel carrello. Passiamo al prossimo ingrediente. Allora, secondo la tabella di marcia, prossimo ingrediente sono le lasagne. Per sicurezza però prendiamo le due. Pasta fresca, lasagne, hopla! Prossimo ingrediente. Voglio darvi un'opportunità. Allora, non so come uscirà il piatto, però lasciatemi scritto qua sotto nei commenti un futuro piatto che vi piacerebbe che io e la piccola Aurora cuciniamo. Se questo video raggiungerà, facciamo 5.000 like, porteremo un altro contenuto così e così via, quindi date lo stimolo al vostro pollicione e schiacciate un super like. Ora sto andando a prendere il soffritto e poi dovrebbe mancare poco perché il resto degli ingredienti li ho a casa. Poi vi spiego tutto nel dettaglio, ma comunque vedrete tutto in questo video. Sarà molto divertente e molto sporcaccione questo video. Ok, soffritto. Serve soffritto di cipollina, quindi cerchiamolo. Spero di prendere quello giusto. Allora, soffritto di cipolla, anche se la cipolla rossa non è il massimo, cioè, ovvero, è più buona di quella bianca, però non so se sia adatta per il ragù. Ma va bene lo stesso. Scherzavo, mi servono ancora un sacco di cose. Prossimo step, pomodoro. Quindi vado a prendere il super pomodoro per la passata e per fare il ragù, deduco. Sto incominciando ad immaginarmi il pasticcio, eh. Speriamo esca buono. Passata di pomodoro, penso ne basti una, basta e avanza. Facciamo un piccolo check, ho fatto più veloce. Passata di pomodoro, il cacao che non serve per le lasagne ma serviva per la piccola Aurora, ragù di carne, mamma mia, si vede scurissimo, sembra andato a male, invece è bello fresco. Poi abbiamo il soffritto di cipolla, le lasagne e il formaggio grana. Il resto degli ingredienti mia mamma ha detto che sono già a casa, quindi ora paghiamo e andiamo a casa. Euro. Per mie pare. No, così risparmiamo sulla plastica. Ok, per avvantaggiarci del tutto in modo da non farvi vedere completamente come si fa un pasticcio, perché sicuramente sapete farlo, ho messo la cipolla con l'olio a soffriggere. Ora faccio anche il ragù di carne e ci vediamo all'impastamento in modo da divertirci tantissimo con la piccola Aurora che... Sì, amore, ci sei anche tu quando facciamo le cose divertenti? Vieni a vedere qua, guarda, vieni a vedere cosa ha fatto papà. Guarda, guarda la pappa, vieni a vedere. Vieni qua. No, no, Aurora si sta impegnando a distruggere il resto.
Continua a distruggere la casa, non ti preoccupare. Ci vediamo fra poco allora. Ah, ragù messo, sentite che odorino. Mike Chef. No ragazzi, sono sincero. Dietro le quinte c'è la vecchia che mi aiuta, che sennò sarebbe qualcosa di strano. Però un po' alla volta voglio imparare. Come vi ho detto, se questo video raggiunge 5.000 like, sceglierò il commento con più mi piace e faremo quel tipo di piatto. Quindi nel come commento dovreste commentare scrivendo che tipo di piatto volete vedere da me e la piccola Aurora. Un piatto, una pasta, qualsiasi cosa si possa mangiare. Come aprire il pomodoro e tagliarsi le mani. Oh. Questo è mangiare per un mese. Poi faremo la parte divertente con la piccola Aurora. Mm. Questo è pomodoro fresco fatto in casa, perché a settembre facciamo sempre pomodoro. Ciao papà, così, pronta? Abbiamo abbassato il fuoco al minimo ovviamente per farmi scolare. Ti piace? Ti piace, sì? Ora, molla. Papà tira questo e vai a giocare. Ti chiamo quando dobbiamo preparare il tutto sulla teglia, va bene capo? Mancherebbe, le parti brutte deve farle il papà. Ma la bontà di questo sughetto, Aurora, vogliamo mettere? Ora lasciamo questo così, così. E la donna ha detto di prendere e buttare la besciamella dentro. Manca poco e siamo arrivati. Niente, devo usare la forbice. Siamo arrivati al divertimento del video, ragazzi. Perché l'impiattamento nella teglia sarà una cosa divertente. Poi soprattutto buttarla in forno e vedere come è uscito il tutto. Perfetto. Ho appena spento il ragù. Ora, da quel che mi dicono dietro le quinte, devo mettere tutta la besciamella dentro. Porca vacca, mi è scivolata. Va bene, non importa, l'importante è metterla dentro. E bisogna fare un tutt'uno con il ragù. Allora, se non l'avete mai assaggiato, ragazzi, dimmi amore, guarda che ho bisogno di te fra poco, Aurora. Va bene? Ti considero? Non sei convinta, vero? Va bene, non importa. Non so se avete mai assaggiato tutto questo assieme. È qualcosa di davvero... Vieni qua. No, no, vieni tu qua. Non vengo io là. Preparo questo, mescolo un altro minutino, ci mettiamo con la teglia e con la piccola Aurora soprattutto. Posto della piccola Aurora. Questo è papà. Amore, tutto bene? Papà, fatto male. No, non hai fatto male, dai. Dai, bacio, che passa tutto, bacio. Ci sediamo qua, seduta bene, bene, bene. Non serve le gambe perché non deve mangiare, ma soprattutto perché ci sarà il papà qua accanto a lei. Bravissima, sai già che ci serve questo. Ora papà mette... Questo è un cacco, lo lasciamo qua, amore. È la frutta, la mangiamo stasera dopo. Ora papà mette le tue pentole qua e ci divertiamo. Facciamo che metto prima le pentole così poi adesso sta dietro Aurora. Pa 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 pa. Ah, fai giri giri, papà, fai giri giri. Tocca a me. Giri 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 giri. Bene, ora sei pronta? Pronta, dobbiamo fare qualcosa di importantissimo di te. Partiamo allora, Aurora. Facciamo che papà mette questo. Aspetta, aspetta. Aurora, no, no, Aurora, mi serve. Ok, metti tu, metti tu. Guarda, dammi questo con un attimo. Facciamo così, dobbiamo fare uno strato, ha detto la nonna. Guarda, tu tieni questo, batti piano piano. Piano piano, Aurora, che se no schizzi. Mamma mia. Piano piano, brava, Auri.
Così riusciamo a fare due strati quasi. Perché papà si è dimenticato il prosciutto. No, non ti scuso, cioè nel senso ti scuso, non è successo niente. Hai visto? Ora un altro strato ancora di pasta. Amore, devi mettere un po' il formaggio a te, va bene? Guarda qua col papà, dai due manine. Tieni duro, forte. Brava, guarda, prendi un pochino qua e metti così, ok? Perfetto, amore, basta, 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 abbiamo fatto. Hai fatto, bravissima tata. Ora, prossimo passaggio. Ancora un minimo di formaggio. Pasta. Guarda, 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 papà che veloce che sta diventando, guarda. Oh, brava, amore, stai là a guardare papà. Vuoi mettere tu? Dai, mettilo, mettilo qua. Va bene, tata. Va bene, non importa, bravissima, bravissima. Guardiamo, questo riusciamo a farlo a metà e così copriamo tutto il resto. Cos'è? Cos'è? Questa è pasta, amore. Cos'è? Pasta. Tieni. Oh. Mettilo qua, qua così mettilo. Brava, tieni questo. Mettilo qua, no, Auri, qua così. Amore. Brava, brava, brava. Brava la mia bambina, brava, brava, brava. Adesso l'ultimo strato. Ah, ho fatto disastro, non importa. Non importa, ragazzi. Ok, sentite, il forno è pronto. Perché così l'abbiamo già messo a riscaldare in modo che possa... Sì, amore, la pappa! La pappa! Sì, mangia la pappa. Adesso devi fare tu il colpo d'arte, eh. Dai tu il colpo finale. Ok, questo togliamo così, togliamo così, togliamo così. Amore, se lo raffreddi non mangiamo più niente. Sai che la pasta si sta già praticamente cucinando, tata. Adesso lo buttiamo 20 minuti in forno. Però per dare il colpo d'arte, Auri, tieni, metti la manina qua. Metti la manina, chiudi, metti qua, vai.
Va bene. Colpo d'arte con un pochino. Bata. Oppa! Così questo, questo qua si bruciacchia sopra. Brava! Brava Aurora! Bravo papà e bravo Aurora! Perché la bocca sporca la sughetta, amore? Eh? Dai bacio? No, bacio, si mangia. Bacio? Mettiamolo in forno! Fermala, Auri! 1, 2, 3. Un po' paura di scostarsi. E chiudiamo! Bene! Ci vediamo fra 20 minuti. Per noi, per voi, fra pochi secondi. Uno, signorina! Opla! Qualcuno è già pronto ad assaggiare il suo capolavoro? Allora, l'ho appena tirata fuori dal forno, non ho ripreso perché altrimenti mi ustionavo le dita. Però è venuta davvero davvero una bontà. Questo abbiamo fatto un extra, un mini pasticcino extra, perché sennò veniva buttato via. Quindi ora, forchetta, coltello e tagliamo un pezzettino per la festeggiata. Festeggiata? Era Aurora, non è la festeggiata. Abbiamo cambiato mistolo, Sa, allora, densità morbidissimo. Questo è un pezzettino per Aurora. Allora, sembra dall'odore buonissimo. Forchetta papà che è già a tavola. Ci sediamo e lo assaggiamo insieme alla piccola Aurora. Guardiamo com'è venuto, tata. Aspetta che papà te lo taglia prima. Allora, bello morbido, nulla da dire. Quindi l'impasto l'abbiamo fatto bene. Se anche non l'abbiamo fatto, l'abbiamo già comprato. Ok. Buono amore, tocca a te assaggiare. Auri, prova, assaggiamo insieme anche papà un pezzettino. Ma un pezzettino solo papà. Non scotta, non scotta neanche un po'. Ti piace? Buono? Papà mangia. Mangio, sì, mangio anch'io. Cincino. Sai che secondo me siamo stati bravi? Aspetta, ti aiuta papà. Ti aiuta papà, più forconarlo uno. Vai. Mangia. Non scotta neanche un po'. Amore, è buono, dai, non fare così. Com'è? Tua mamma. Ah, scotta. Com'è? L'avevo cambiata 2 secondi fa. Mamma, no. No, no, mangia da sola. Te lo faccio, faccio le fettine un po' più piccoline. Aspetta. Perché papà è abituato a mangiare lui. Ma che faccio? Dai, le ultime 2 fettine da quello di Aurora, poi ne diamo ancora. Tanto ce n'è in abbondanza. Papà prende qua. Ragazzi, sapete che sono sempre severo? Però voto 10, tata. Buono, vero? Ti è piaciuto? Buono? Buono. E vai, pure la letta, buono. Ora la facciamo assaggiare anche a Bau. Beh, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nessun appuntamento pazzo. Vi ricordo che se questo video arriva a 5.000 like, il commento con più mi piace sarà il prossimo piatto che creeremo noi. Noi, perché non sappiamo se c'è qualcuno che ci aiuta, perché siamo abbastanza impediti. Però in qualche modo ce la caviamo, non vi preoccupate. Qui da Mike, Bau e Aurora è tutto. Ci vediamo alla prossima buffata. No. Ci vediamo al prossimo video.